respirare sott'acqua, non so se venga bene, però è sicuro che ti viene diverso. Effettivamente, sì, se la sua presa è attaccata, non lo consigliamo. No. Visto che ne stiamo parlando ancora, chiediamo ufficialmente il posto più strano dove avete stirato. Ma me lo vuoi stirare, scusa? Ma vuoi stirare? No, ho capito, ma che stai andando a stimare? On the dance floor, Michael Jackson cantava Blood on the dance floor. Esatto, c'è stata qualcosa comunque sul pavimento della pista da ballo. Sì, il dance floor è sempre bello affollato, così come lo sono i podi ormai. Di Capopassero, provincia di Siracusa, sono 12 un punto. RTL 102.5, giornale orario. Lunedì 27 settembre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sarà una settimana importante per il governo che deve valutare come estendere le capienze dei luoghi dove si
svolgono le attività culturali, sportive e sociali. Allora andiamo dal nostro Alberto Ciapparoni. A te Alberto, buongiorno. Sì Giovanni, buongiorno a te. Come dicevo da studio, si è aperta la settimana che vedrà impegnata l'esecutiva per l'ultima capienza per il luogo nel quale si svolge attività culturale, sportiva, sociale e ricreativa, ovvero soprattutto cinema, teatro e musei e stadi. Oggi vertice su questo del comitato tecnico scientifico, mentre sulla terza dose del vaccino anti-Covid non sono previste rinvii per gli operatori sanitari, ha chiarito il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Busaferro. Tutto quando oggi il premier Draghi incontra il segretario generale di CGIL e CISL alle 17 a Palazzo Chigi, dato per discutere non per essere informato al resto del segretario CGIL Landini. Ieri, con confronto a distanza con lo stesso Landini, è presente in tutti gli interconomi, con le prime aperture sul patto per la crescita e sul salario minimo da parte del numero uno di Gale dell'astronomia. Siamo per rafforzare i contratti.